Presentiamo questo libro qui di Marco Rizzo, una fede senza confini. Devo dire che quando mi è arrivato il dattilo scritto, lo parlo raggiungo due perché l'ho letto io, quindi so che quello che dico, ero abbastanza preoccupato perché di solito i libri sul calcio sono una serie di... vengono scritte una serie di frasi scopiazzate a quelle dello sport, con la palla che fa la barba al palo, sui tacci di qua, no? E invece, più andavo avanti nella lettura, più questo libro mi ha colpito. È un libro particolare, perché non è un libro sul calcio, questo in realtà è qualcosa di diverso e anche di più di un libro sul calcio. È un libro sul tifo, soprattutto sul tifo inglese, che diciamo che poi è più caratteristico, insomma, che esiste almeno in Europa. Poi. E vorrei che tu ci spiegassi come è nato questo libro, perché l'ha scritto, come è nato, come ti è venuto in mente di concepire un libro del genere, che è molto particolare sui generis, insomma. Prima di tutto ci tengo a ringraziare i presenti, davvero. Come è nato, io da sempre ho la passione per il calcio, poi ecco, durante le tante trasferte osservavo e prendevo appunti e poi ecco là che... Trasferte in Inghilterra però? Trasferte no, Inghilterra e anche il resto dell'Europa, Italia, a 360 gradi insomma, non... E quindi ecco, poi alla fine mi sono ritrovato con un romanzo fra le mani. Non è stato facile perché ci ho messo davvero tanto tempo, quello sì, però sono soddisfatto insomma della riuscita. Poi è un libro sul calcio, come hai detto, ma anche a tante sfaccettature, quindi diciamo che è il modo di approcciare chi è al tifoso con la squadra del cuore e con il resto delle persone che è intorno, perché è così insomma. Quindi tratterà anche i vari tipi di tifosi, ci sarà il passionale, il pessimista, il sognatore, ecco, io faccio parte di quest'ultima categoria, io ci credo sempre. Sì, segui le vicende calcistiche di una squadra di fantasia che non esiste, insomma, le vicende calcistiche, le vicende del percorso di questa squadra in un'immaginaria Coppa dei Campioni, insomma, ecco. Quindi dai preliminari fino in avanti, insomma, ecco, come diciamo, fino a dove. Questa squadra si chiama Daresford, che mi pare che sia, penso che sia una squadra di Londra. Non esiste una squadra di genere in Inghilterra, neanche in serie, neanche in niente. Non esiste. Però il racconto, diciamo che il racconto che sembrerebbe fantastico. È talmente fantastico che la Roma batte il Bayern, insomma, tanto per essere chiari, insomma, proprio fantasia. Si mischia con la realtà, perché poi i reali sono gli stadi, reali sono i giocatori, parecchi giocatori, neanche tutti, i reali sono le altre squadre che, diciamo, in questo percorso della Coppa dei Campioni vengono incontrati. Insomma, diciamo che si perde nella lettura il fatto che questa squadra non esista, che sia una squadra di fantasia, si perde, sembra in realtà una squadra, perché è tutto vero, come dire, è tutto vero, perché poi in realtà mi sembra che tu me l'hai detto, è tutta vita vissuta, quindi è molto vero per forza. Quello di... Ecco, quindi raccontaci come si sviluppa questo racconto, come...